E salve a tutti raga, ben ritrovati qui da Mr. Watti. Come vedete, oggi torniamo con Buzz Lightyear da Comando Stellare. Per quanto sia bello, però, mi sono scordato di dire nello scorso episodio che ha il grosso difetto che aveva in comune con Sonic, cioè perché fare un gioco così figo se tanto poi vai tutto in velocità è un po' uno spreco. Ah, poi tra l'altro a quanto pare non ho... mi manca una medaglia raga per proseguire, cioè è incredibile, quindi... ne approfittiamo per vedere una nuova modalità, oltre a quelle canoniche, quella a tempo, come vi dicevo, o se no c'è questa che non ho idea di cosa sia, perché non so cosa c'entri, perché so che lui è un amico di Buzz. Ah sì, devo pigliare tutti i pezzi, esatto, c'è il tempo. Il difetto continua a essere costante di sto gioco, che purtroppo mi fa un mondo così bello, ma non posso esplorarlo perché ha tempo. Come vedete, tra l'altro, non è neanche granché originale questa missione alternativa, perché, cioè, scommetto che magari all'epoca era diverso, però adesso fare delle missioni così leggermente diverse non è una grossa fatica, raga, per i programmatori, perché come vedete la meccanica è più o meno simile rispetto al gioco originale, cioè anziché avere un boss finale abbiamo comunque degli oggetti da raccogliere, quindi la freccia un po' mi confonde sinceramente, però potevano sforzarsi di più secondo me. Poi chiaramente non so bene, in realtà sto perdendo tempo tantissimo, però sforzarsi un po' di più considerando tutto, no? Visto che è molto simile, avrei messo una missione più esplorativa secondo me, invece no, tutto è col cronometro. E a sto punto sono con lo skate, lo stesso problema dell'altro video, fantastico, che forse mi conveniva stavolta la shortcut. Vabbè, ormai sono con lo skate, eccolo. Ah, e poi tra l'altro, eccala, ho già perso fortissimo, vero? Ah, no dai, no dai. Cioè io ho perso la missione perché a casissimo un naneottolo grosso così, miniaturizzato, è apparso dal nulla a metà livello, non alla fine. E quindi giustamente uno come fa a non pigliarlo al volo, ovviamente. Adesso proviamo a impegnarci un po' di più a quanto pare, perché a quanto pare, anche se il target non è molto brutto di sto gioco, si richiede comunque un impegno non indifferente a quanto pare, che uno non se la può pigliare con calma. Vedrò un attimo se la prova a tempo mentre ci siamo, se non abbiamo abbastanza medaglie, invece richiederà meno sforzi, diciamo. Perché voglio proprio vedere, perché da come è stato presentato ci sono tre modalità di ogni mondo simile, come vedete. Perché abbiamo sempre un cronometro, anche quando dobbiamo combattere il nemico, raga. Anche se non c'è un effettivo cronometro, comunque il tempo c'è comunque. Perché alla fine il tempo è costituito da quando il boss arriva alla fine del livello e poi aspetta pochissimi secondi, perché da un limite ma veramente lieve di tollerabilità in cui il giocatore deve arrivare comunque in tempo. E quindi vedete, alla fine è sempre questione di timer, semplicemente hanno messo due oggetti da raccogliere. Wow, allora è un altro livello, incredibile. Sono proprio sforzati, devo dire, ma stavolta non sbagliamo. È bellissimo che però l'animazione è eterna e mi fa perdere un casino di tempo. E adesso raga, vedrete, lo vado a toccare e vinco. Cioè io ho perso prima perché non ho fatto questa cosa, cioè, è arrivato al traguardo, cioè mettimi un box collider triggerato grosso quanto tutto, cioè concettualmente. Might have had a few minutes of doubt. Moments really, very brief. It's not me doubting, it was the body without the head. That was the doubter. The head always knew. Sono sempre le solite clip decontestualizzate. Tra l'altro, raga, una chicca di questo gioco che faceva prendere gli infartini all'epoca è che lui, sì, ti salva le cose nella memory card, ma non è che appena vi il gioco lui carica il salvataggio, devi andarglielo a dire, perché altrimenti lo ritrovi sempre al punto di partenza. Cioè capisco che per lo sviluppo è una favola questo meccanismo, non dover caricare il salvataggio automaticamente, però insomma vediamo se introduci un attimo. Già questo è più interessante. Tra l'altro Khan inizia ad essere una manager più affascinante, perché siamo nella giungla, come vedete. Merita una remastered su gioco, è veramente... troppo la grafica non gli sta dando molta giustizia, Però insomma, chi sono io da sviluppatore a criticare la grafica, naturalmente. Tra l'altro raga, sono anche... ci sono i dinosauri, tutte cose. Sono ovviamente l'ultimo a criticare la grafica di un gioco, però vedere proprio dei triangolini come piedi è un po' così. Meno male che ho attivato giustamente l'amico di Buzz, che non mi ricordo come si chiama, perché poi sono anche curioso di vedere se sono i spin-off di Buzz Lightyear, che non so se hanno messo su Disney Plus, ditemi qui sotto nei commenti.
Però l'ho preso. Il fatto è che, come capita anche a voi, forse io ho troppe serie da vedere. Anche perché, a proposito di serie, oltre a farmi il terzo rewatch di Mitty Mother, la prossima volta giuro lo guarderò in inglese, devo anche vedermi Naruto, raga. Cioè, rendetevi conto, l'ho appena iniziato e mi sta piacendo un sacco e voglio continuarlo. Cioè, io l'ho sottovalutato, ma perché, raga, lo sapete. Ah, fighe queste armi particolari che mi fanno da barriera. Giustamente, così mi fido danno. E vi dicevo, perché io sono stronzo. Perché io sono stronzo, no? Perché grazie a Italia 1 ho sottovalutato Naruto. E quindi non sapevo quanto fosse bello. A parte ovviamente, come sapete, che l'inizio è molto cringe, perché fa degli sketch veramente inopportuni che rispetto alle parti fighe dell'anime perde veramente troppo. E potevano evitarsele, però giustamente servono alla trama, quindi non posso neanche skipparlo volendo. Però, raga, ho fatto veramente la pazzia di iniziare Naruto. Quindi la serie spin-off di Buzz Lightyear mi sa che devo aspettare, purtroppo. Ho sempre pensato che queste serie qua, che sono indirette su di Zurg, li metteva il gioco per farti capire che stavi avvicinando a Zurg, tra l'altro. Perché questo gioco mi è parso che fosse una classica escalation per avvicinarsi a Zurg, quindi man mano che ti avvicinavi. Poi vabbè, raga, io sto prendendo cosa a caso, ma perché poi non conosco le armi, raga, quindi non saprei neanche cosa prendere. Ma nel dubbio questa qui è anche forte, se non ricordo male. Però dipende dai nemici, come al solito. Oh, ho preso il volo. Ok, raga, dovremmo farcela, credo. Se non ci sono più interruzioni che mi fanno saltellare un po'. Ci sono, stai calmo, sono qua. Adesso c'è un buco così, dai. Ovviamente non surrender. E che ti spacco forte, non basta? Questa? Io è proprio di no. Ah, ma abbiamo delle armi qui, e dillo subito che abbiamo delle armi. Ah, ci senti adesso, guardalo là come crepa. Ah, adesso non più. Vediamo se questo gli piace. Sì, gli piace un casino, guarda come soffre, perde energia fortissimo. Sperando di non morire prima, la cosa è molto probabile. Non questa. Aha! Do! Dai, la bomba è veramente un'infamata. Bastardo, guarda che te schioppo. Non ci provare. Guardate lo stronzo. Dai, no. No, dai. Sta diventando sempre più impegnativo l'ultimo. Siamo morti entrambi. Double KO, quindi ho vinto io, credo. Perché ha fatto l'animazione di morte e quindi me l'ha data buona. Sì! Troppo forte, raga, troppo forte. Pensavo veramente di morire, a quanto pare no. Niente, ma gli alieni, sì, e beh, li ho presi abbastanza tutti. Che mi ricordavo che all'epoca non era così sicuro. Io direi magari che ci sta un'ultima missione, magari cambiando livello, così non è esattamente quello di prima, che magari... Vediamo quindi sta grandissima prova a tempo com'è. Buzz Lightyear to Star Command. Raga, devo letteralmente andare alla fine del percorso, punto. Non c'è niente. Poi raga, mi ricordo da piccolo, non so come facevo, perché a quanto pare è facile evitarli. Però se sanguisughi, raga, praticamente ti staccavano la testa. E praticamente ogni movimento te lo faceva andare al contrario. Quindi per andare avanti dovevi andare indietro. Complimentoni, Cioè, per essere su PlayStation 1 lo credo un po' grave. Questa poca varietà di missioni, cioè, potevano giocare effettivamente un po' di più sull'originalità, visto il gioco com'è. A quanto pare no, perché come vedete stiamo facendo delle prove a tempo, cioè, è incredibile, raga. Potevano impegnarsi di più, cioè, la Disney, la Pixar che sia, a finanziare questo gioco, veramente non gli è venuto in mente di qualcosa di più che di semplici tre prove a tempo, una in cui devi essere veloce, nell'altra in cui devi raccogliere dei pezzi. Cioè, raga, la povertà delle idee qua. Non ci posso credere che sia solo questo il gioco. È incredibile. Magari perché da piccolo è effettivamente più efficace. Perché da piccolo mi ricordo che mi piaceva. Ma effettivamente lo sopravvalutavo un po'. E adesso anche per il fatto che facendo lo sviluppatore un pochino t'ammazza molti giochi. Soprattutto di questo genere che tu vedi e dici: dai, ma veramente mi divertivo a sti giochi. Perché purtroppo, come vi dicevo, oltre a soffrire del difetto di Sonic, ovvero un bel mondo ma doverlo affrontare troppo di fretta, soffre anche del fatto che in realtà sto giocando a tre livelli uguali con una leggera differenza. Cioè, non è obbligatorio fare il timer. Cioè, io spero che magari andando avanti con le missioni si sbloccano altre modalità aggiuntive. Cioè, vediamo per esempio Joad, giusto per chiudere alla velocissima, per vedere
Così magari facendo tutte e tre le missioni per questo mondo mi sblocca qualcosa, ma non credo sinceramente. Questo sto elefante non ho mai capito dopo questi anni, quindi perfetto. Cioè mi spiace veramente che sembra proprio che la Disney ci abbia creduto poco in questo progetto. Però secondo me il gioco basato sullo spin-off di Buzz Lightyear era anche geniale, anche perché io sono sempre stato curioso di vedere questa serie, perché dicevo, cavolo, ci sta giustamente il fatto di dire, dato che Buzz Lightyear sostiene di essere uno Space Ranger, creare questo spin-off, che è già una storia effettivamente, il fatto che lui sconfigga veramente Zurg nello spazio, cioè per me è un'idea geniale, devo recuperare la serie, però non ho mai avuto purtroppo l'occasione di vederla, un po' anche perché all'epoca la trasmettevano su Disney Channel, quindi non avendola, quando all'epoca c'era ancora Disney Channel, perché non so se lo sapete, ma l'hanno tolta, tre livelli davvero simili della stessa cosa. E anche per questo mi ricordo perché preferivo raccogliere i pezzi del robottino, perché non ti facevano andare al fondo del livello, e quindi era una prova a tempo che però non era davvero a tempo, perché non dovevi finire tutto il livello. Lo sopravvalutavo da piccolo, però anche le uniche cose un po' di enfasi sono nella boss battle, che speri di riuscirci azzeccando la pistola giusta, ma effettivamente raga, cioè, magari ok, per il suo target è buona sta cosa, che magari un bambino si impressionerà non vedendo la monotonia di sto gioco. Quindi nel prossimo episodio comunque continueremo, perché come vedete abbiamo già abbastanza medaglie per proseguire, quindi nel prossimo episodio continuiamo tranquillamente. Io vi ringrazio come al solito per la visione, vi ricordo di lasciare un like, di commentare, di condividere, di passare in descrizione per il sito di 4Gamers, dove anch'io scrivo articoli sui videogiochi, sul mio profilo Wattpad dove scrivo storie, sul mio canale Rap Mastery, il mio canale Watty Fantasy dove recensisco film vecchi e dimenticati. Io vi ringrazio come al solito per la visione, ci vediamo nel prossimo video e ciao da Mr. Watty.